Il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, inizia oggi il suo giro di consultazioni. Le premesse non sono facili e questo è un punto squisitamente politico, ci torneremo. Ma ciò che conta è che ad oggi Draghi l'abbiamo visto arrivare ai vari incontri istituzionali, il presidente della Camera, la presidente del Senato, il presidente del Consiglio uscente. L'abbiamo ascoltato per qualche manciata di secondi in conferenza stampa mentre comunicava di accettare l'incarico con riserva e ne abbiamo potuto osservare l'eleganza del completo e la fulminante capacità di indossare correttamente la mascherina sopra il naso. Oggi inizierà a fare politica. Oggi. Eppure fin dalle prime ore di ieri mattina in Italia è scoppiato il messianismo e ancora una volta abbiamo assistito allo sport preferito di certa classe dirigente e di certo mondo dell'informazione, genuflettersi al prossimo leader, anche se ancora con riserva, e affidare a lui tutti i nostri vizi e le nostre fobie come se fosse uno psicoterapeuta e soprattutto comportarsi nel modo che abbiamo sempre criticato agli avversari. Quelli che volevano il programma stampato con tutte le specifiche e i progetti declinati in centinaia di pagine, ieri sono diventati barzotti per un discorso di pochi secondi, un discorso di circostanza. A sorriso, dicono, in quel sorriso ci stanno infilando in queste ore un ripieno di considerazioni politiche, finanche antropologiche. Perfino il fatto che Draghi abbia sbagliato il lato dell'uscita dopo l'incontro con i giornalisti è diventato un errore che lo rende più umano, come ha avuto il coraggio di scrivere qualcuno. Se fosse stato un avversario politico, fino a 2 giorni fa ci avrebbero fatto un meme con una bella frase da perculo. Poi ci sono quelli che per mesi ci hanno detto che contano i fatti e invece ora strepitano sul fatto che non dare la fiducia a Draghi sarebbe un sacrilegio. Non si sa ancora un'idea che sia una di come Draghi abbia intenzione di portarci fuori dalla palude. Sono gli stessi che ripetevano il ritornello del contano le idee e non le persone e oggi si sono inzerbinati alle persone. Perché in fondo ciò che conta è l'atavica e feroce pulsione di gioire della sparizione dei propri avversari, solo quella, solo per quello, un movimento di stomaco come il populismo che dicono di combattere. In mancanza di temi veri, la stampa ieri ha intervistato un centinaio di compagni di classe di Mario Draghi. Un autorevole quotidiano che vorrebbe darci lezioni di giornalismo misurato ha scritto addirittura un lungo articolo su Mario, aperte virgolette, alunno brillante che non rinunciava alle battaglie con i cannoli e gli assalti ai prof con le pistole a riso. Giancarlo Magalli è diventato un testimonial di eccezione, come Salvini quando riporta le parole di Red Ronnie sul Recovery Fund. Ovviamente ci si è buttati a pesce sulla moglie come curioso oggetto ornamentale da raccontare tutti i suoi angoli d'osservazione. Agiografie dappertutto, come se piovesse, occhi puntati sui mercati come se fossero i giudici supremi della politica, perché è così che piace a molti di loro. Le agenzie di stampa battono convulse. Governo, look istituzionale per Draghi. Se lo aspettavano probabilmente in braghette corte e anello al naso. Evviva, evviva, dovremmo essere felici perché Draghi ha intenzione di relazionarsi con rispetto al Parlamento. Evviva. Anzi, i più sfegatati invitano addirittura Draghi a spazzare via tutti gli incompetenti in Parlamento. Qualcuno dice che dovrebbe metterli a cuccia e dire faccio io. Un delirio di incompetenza politica e di miseria istituzionale di un popolo perdutamente innamorato dell'uomo solo al comando, quello che da solo dovrebbe salvare l'Italia e che poi nel caso torna utilissimo da odiare in fretta e furia. Quelli che contestavano i pieni poteri che reclamava Salvini oggi vorrebbero un DPCM per affidare pieni poteri a Draghi. L'uomo forte al comando è un'idea che ha sempre germi che non portano nulla di buono. Solo che oggi si comincia a fare sul serio e torna in campo il Parlamento, la politica e i partiti. Il primo capolavoro è avere resuscitato Salvini, che era scomparso e ora è l'ago della bilancia. Non mi pare questa davvero una buona notizia. Anche questa volta la possibilità che si possa lavorare per ricostruire un centro-sinistra, seppur sgangherato, sembra andare in frantumi, sarà per la prossima. C'è da trovare una maggioranza in Parlamento con quello che c'è e quel Parlamento è l'espressione democratica di quello che siamo noi. Ora siamo alla luna di miele, ma quando ci sarà da parlare di soldi, finirà questa tregua fatata e si ricomincerà di nuovo. È un moto circolare. Ieri era l'ora dell'inno a Renzi che ci ha liberato da Conte, che ci aveva liberato da Salvini, che ci aveva liberato da Gentiloni, che ci aveva liberato da Renzi.
sempre con la soddisfazione bassa di aver eliminato qualcuno e vorrebbero farsi chiamare costruttori. Ah, per i tifosi, quelli che ascoltano senza intendere, questo non è un pezzo di critica preventiva verso Draghi, di cui vale la pena ripetere, al momento non conosciamo le proposte. Questo è un pezzo per un pezzo di mondo che chiede serietà agli avversari e poi infantilmente tratta la politica come un reality show, anche senza Casalino. Buon giovedì.